settimo tramonto serio. L'autrice si presenta. L'autore di oggi, classe 86, viene da Tivoli. Dopo un periodo difficile a livello esistenziale, scopre il mondo della scrittura, ma soprattutto quello dell'haiku giapponese, che diviene per lui appunto la sua grande passione e folgorazione. Salutiamo Sergio Colangeli. Ciao Claudio, buon pomeriggio e grazie per l'invito. Grazie a te Sergio. Allora, l'haiku giapponese, un argomento, chiamiamolo così, a me molto molto caro. Intanto, per chi non è avvezzo, dici in qualche secondo che cos'è l'haiku giapponese, il perfetto stile haiku, appunto. Che cos'è l'haiku giapponese? L'haiku giapponese è una breve poesia risalente al XII secolo dopo Cristo. Dico breve perché è articolata in tre versi di 17 more. Chi non lo sapesse, la mora è l'unità di misura della durata di una sillaba. Dico questo perché noi abbiamo una grammatica, un alfabeto totalmente diverso da quello giapponese, che all'interno del suo haiku presenta 17 onji. È una poesia d'impatto. Rappresenta lo scatto della realtà, l'istantanea del momento. È un portatore di metonimia. In queste pochissime parole, in questi semplici tre versi, che io definisco una sorta di proiettile zen, amo chiamarlo in questo modo, ci arriva un messaggio esistenziale, celato dietro un punto fermo imprescindibile, che è il kigo, ovvero l'elemento stagionale. Ogni haiku rappresenta o descrive, per meglio dire, la sua stagione pertinente. Sappiamo benissimo che i giapponesi, anche nelle loro biblioteche nazionali, sono attenti a dividerli per stagioni. L'haiku riesce personalmente a farmi evadere dalla realtà, un po' come gli antichi Aijin del tempo, che mediante il loro furyu, ovvero il loro cammino di ricerca, trovavano il distacco, l'immersione estetica nella natura. All'interno di un haiku troviamo, e questo è importante sottolinearlo, una cesura, ovvero un kireji, che è la parola che taglia, è fondamentale per l'esaltazione del ribaltamento semantico-concettuale tipico di questa breve poesia giapponese. Bene Sergio, ci sarebbe molto da dire sull'haiku, ma che magari faremo un appuntamento prossimo a parte, proprio per sviscerare meglio il discorso haiku giapponese, che è molto interessante. Entriamo un po' nel tuo mondo, nel mondo dell'haiku e tanka di Sergio. Hai scritto, hai pubblicato un bellissimo libro, Forze del pensiero, per Diamond Edizioni. Hai il libro lì con te? Eccolo qui. Forse del pensiero è la mia prima pubblicazione con la Diamond Edizioni. Devo molto all'anima, ovvero ad Alessandra Prospero, l'editrice di Diamond Edizioni, perché è grazie a lei che io mi innamoro di questa poesia. Forze del pensiero, già il titolo spiega, forse è una parola alla quale io sono molto legato, del pensiero, l'accostamento del pensiero ci descrive bene l'immagine del dubbio, e è il format dei miei social, perché il libro nasce così. Per anni i miei componimenti sono stati relegati nei diari dei cassetti di casa. Trovo la voglia, il coraggio di pubblicare i miei componimenti sui social media,
e tramite loro arrivo ad Alessandra, che è una persona eccezionale, con la quale io ho avuto modo di confrontarmi a lungo in merito alla poesia, e dalla nostra passione in comune sull'ermetismo, sulla poesia ermetica, che per chi non lo sapesse è comunque una poesia breve che incentra molto tutto sulla forza del linguaggio, da lì noi troviamo quasi sistematicamente il passaggio alla poesia breve giapponese. Cominciamo questa avventura insieme, che poi mi ha portato, ecco, alla stesura di questa silloge, che è una silloge divisa in haiku, 30 haiku e 30 tanka. Che cos'è il tanka? Prima non l'ho spiegato. Il tanka è sempre poesia breve giapponese, più antica dell'haiku. Parliamo del VI secolo d.C. La differenza sostanziale tra un haiku e un tanka è che abbiamo di fronte a tre versi, cinque versi. Non abbiamo più 17 more, ma bensì 31, seguendo questo schema metrico. La prima parte dell'haiku, quindi 5, 7, 5, e poi si aggiungono due versi di 7 e 7 sillabe. La differenza, appunto, è che abbiamo maggior spazio per esprimerci. E di per sé manteniamo sempre come elemento imprescindibile il kigo, quindi l'elemento stagionale, e abbiamo la possibilità di inserire sempre la cesura, il kireji, per accentuare il ribaltamento semantico concettuale. Sono sempre delle istantanee, dei scatti del momento che non descrivono, però sono la poesia giapponese è un antisillogismo, è metonimia stessa. La metonimia è una figura retorica mediante la quale noi abbiamo la possibilità di scambiare il nome. Ed ecco tutto. Sostanzialmente parliamo di un modo filosofico orientale di raccontare la vita, di raccontare la realtà. La loro metrica è semplice ma abbastanza severa, però ci permette di sintetizzare al meglio le emozioni che abbiamo al nostro interno. E per me è stato fondamentale, è stato un colpo di fulmine a ciel sereno. Sì, guarda, ti do ragione, perché è successo la stessa cosa anche con me, cioè è stata veramente una folgorazione. Che poi in realtà l'haiku giapponese è una via più che una poesia in sé per sé. Basti pensare al maestro per antonomasia, Basho, che abbandona poi a un certo punto tutto e si mette proprio in viaggio, porta con sé proprio un diario e lì annota quelli che poi diventeranno, insomma, appunto proprio gli haiku di cui oggi abbiamo il piacere di leggere. E dove trovare il libro? Vabbè, chiaramente sul sito della Diamond Edizioni di L'Aquila. È presente in tutte le più importanti piattaforme, dalla Mondadori alla Feltrinelli, BS, di recente è stato inserito anche su Amazon, quindi è di facile reperibilità. Benissimo, ringraziando la Diamond che ha scoperto un Aijin, si può dire, quindi un maestro di haiku come te, eccezionale. Lasciaci con un haiku. Vi lascio con l'haiku per me più importante, che si trova sulla quarta di copertina. È un haiku con kigo primaverile. Non è più tempo di covi e rifugi. Rinnovamento. Dico per me importante perché rappresenta in pieno questa mia esperienza di vita. Finalmente abbandono i covi e i rifugi per reinterpretarmi, per iniziare questo nuovo cammino, un cammino fatto di ascolto personale, dove finalmente mi sento compiuto. Bene. Sergio, sfoglia a caso e leggi un haiku o tanka. Giamo un tanka. Sfoglia a caso. Fuori grandina, rumore assordante dalla finestra. Lo immagino come un lungo applauso.
Questo è con Kigo invernale, che praticamente descrive una scena di grandine fuori dall'abitazione. Questo rumore che si ripercuote sulla finestra crea nella mia mente un'immagine di persone che applaudono. Bene, io l'applauso lo faccio a te, bravissimo, bravo Sergio. Allora, cercate questo splendido libro, questa splendida raccolta di Haiku e Tanka di Sergio Colangeli, Forse del pensiero. Ciao Sergio. Ciao Claudio, grazie per tutto, grazie.